Sono con Giampaolo Colletti in un pomeriggio stranamente di sole qui a Roma, vicino alla sede da Rai di Torino, perché Giampaolo sta lavorando su un progetto ancora top secret, quasi top secret, di cui non mi vorrà parlare, non mi vorrà dire niente, quindi non riesco neanche a estorcergli qualche cosa. Però ci siamo incontrati perché ha tante altre cose da raccontare sulla sua attività. Innanzitutto lui è uno degli esperti italiani della social TV e della web TV, è il possessore di due brand importanti, uno è Teletopi, che è il premio che viene dedicato alla web TV in Italia, e Altra TV, che invece è un network, un osservatorio che si occupa del fenomeno delle web TV in Italia da qualche anno. Qual è la cosa che più adori tra queste due tue iniziative? Ma l'uno è un po' il riflesso dell'altro, eh. Io sono molto legato ad Altra TV, che è nato nel 2004 come osservatorio a Bologna, osservatorio interuniversitario, e all'inizio mappavamo soltanto 36 antenne, 36 web TV. Ad oggi il panorama è molto cresciuto. E si parlava dell'anno? 2004. Oggi, a distanza di 9 anni, sono 1350 antenne, di cui molte web TV, quasi 700, e il restante media digitali locali, cioè realtà che nascono un po' in ogni angolo d'Italia, legati ai temi territoriali, quindi informazione geolocalizzata e informazione verticale, quindi community o sottocommunity. Ma in queste web TV ci sono anche quelle nascenti mobile TV? Ma in realtà questo è un po' un universo molto eterogeneo, ci sono anche le mobile TV, in realtà nascono in questo monitoraggio tutte quelle esperienze di imprenditori, consorzi di giornalisti, anche realtà associative che hanno deciso negli anni di abbracciare la rete e di creare delle imprese di comunicazione digitale. Per intenderci, i modelli che noi abbiamo sempre un po' raccontato in questi anni sono quelli che uniscono il racconto del territorio a una sostenibilità economica. I punti di riferimento per noi sono dalla parte delle realtà informative geolocalizzate, Varese News, che è un punto di riferimento informativo, dall'altra parte tra le realtà verticali noi abbiamo la community di giallozafferano.it, community dedicata ai food blogger, quindi insomma poi l'universo dell'ecosistema digitale si sta moltiplicando in questi anni di tante diverse esperienze, e forse anche la differenza tra queste realtà è anche una forma di ricchezza del panorama. Certo, web TV sono secondo te orientate più alla verticalizzazione, alla nicchia, alla cerchia, oppure si stanno comunque convertendo alla televisione generalista? Ma c'è sempre questa attenzione alla TV generalista come modello di riferimento a cui purtroppo in qualche modo è ancora difficile sottrarsi. Sì. Però è anche vero che noi, ad esempio, nel rapporto nostro annuale che si chiama Netizen, dedicato agli Internet Citizen, è uno studio annuale che facciamo sui media digitali e sulle web TV, dobbiamo registrare che c'è una flessione quest'anno nel 2013 del 7% sull'anno precedente, quindi ci sono meno antenne, meno realtà informative, sicuramente la tendenza è quella a verticalizzare di più, quindi a muoversi per community, anche perché si riescono in questo modo ad intercettare quelli che sono degli investitori pubblicitari, che sono più attenti invece a tematiche verticali, quindi a pubblici molto mirati e aggregati. E infatti il modello di business è un modello generalizzato oppure è verticalizzato, quindi cerca di pescare soprattutto nel mercato verticale? Beh, la tendenza è quella di andare verso il mercato verticale, oggi quasi un quarto delle antenne che monitoriamo fa questo. Poi in realtà modelli di business purtroppo ad oggi molti si basano ancora tra le web TV su lo sostegno degli stessi ideatori, quindi forme di supporto auto-organizzato, che peraltro non è neanche un problema in una logica di partecipazione alla vita sociale in rete. Quello che stiamo registrando è che c'è la possibilità magari di attingere anche a finanziamenti pubblici, seppur in maniera più ridotta, quindi le pubbliche amministrazioni locali, molte web TV negli anni passati avevano attinto a finanziamenti per le dirette dai consigli regionali, provinciali o comunali. E poi c'è anche il mondo dell'Europa che alcune web TV guardano. Un modello di questi è per esempio Fuori TV, web TV modenese, che aveva attinto nel suo esordio proprio da finanziamenti europei, e grazie a quei finanziamenti riuscì ad implementare la programmazione a
Modena. Poi noi diciamo di guardare anche agli investitori locali, quindi alle piccole e medie imprenditorie, perché ogni web TV a nostro avviso deve diventare un consulente di comunicazione anche del tessuto produttivo italiano. E ci possono, si può pensare a degli spin-off come brand TV attorno a queste esperienze? Molte aziende, anche legate a multinazionali di successo anche all'estero, guardano a queste esperienze di web TV e utilizzano maestranze, risorse tecnologiche e umane che arrivano anche dai territori. Quindi io credo che la strada sia questa. Il punto è guardare appunto modelli sostenibili economici, quindi far diventare le web TV quelle che noi chiamiamo nuove start-up digitali, e poi in qualche modo orientarsi anche all'utilizzo spinto di social network in testa e poi anche di device mobili, quindi lavorare con le app, certo, in una logica free o freemium, però sperimentare anche sui device mobili, smartphone e tablet. Questo, ci sono dei buoni margini di miglioramento. E tu, dal tuo osservatorio privilegiato, ci puoi dire quanti posti di lavoro sono stati creati attorno alle web TV? Sai che il tema sui posti di lavoro della rete è sempre delicato, nel senso che spesso internet sottrae posti di lavoro, li ricrea sotto altri aspetti. Possiamo dire che in realtà ad oggi con la ricerca Netizen noi monitoriamo quasi appunto 1350 antenne per 10.000 operatori tra diretto e indotto, quindi lavoratori che operano intorno a questo ecosistema digitale per 10 milioni di euro di fatturato. Questa è la fotografia che abbiamo fatto ad oggi. Che però non è poco, tutto sommato. Non è poco, però poi se vai a suddividerla per le antenne presenti, la torta si riduce moltissimo. È una fotografia, diciamo così, basata su numeri aggregativi, quindi non possiamo dare un dato certo. E poi anche qui ci sono realtà che riescono ad essere molto sostenibili con fatturati anche di milioni di euro ed altre che invece non riescono ad avere questo stesso modello di business. Anche qui il panorama è in divenire, l'importante è strutturarsi come se si fosse una vera e propria impresa di comunicazione, quindi anche proprio con modalità di sostenibilità economica. Certo, e credo che sia anche importante la creazione dei network per creare un indotto sia di creatori di contenuti sia dal punto di vista tecnologico. Ah sì, il network è alla base di questo. Noi spesso anche nei nostri meeting, nelle nostre sollecitazioni che scriviamo su altratv.tv, parliamo di questa importanza del network. Un modello di riferimento su questo, noi l'abbiamo trovato in lombardianews.it, che è un aggregatore di portali e web TV della regione Lombardia, 13 nello specifico, che si sono consorziati e fanno un'informazione regionale molto capillare perché presente in ogni provincia. Ecco, la chiave per tutte le web TV, per i videomaker, è quella di strutturarsi. Noi spesso diciamo fare rete oltre che essere in rete. Certo. E allora parliamo di Teletopi, che al di là, diciamo così, del gioco di parole, è una cosa seria. Sì, no, è una cosa iniziata come un gioco, però in realtà è un gioco a cui si sono appassionate davvero tantissime antenne. L'anno scorso hanno partecipato quasi 200 web TV, quest'anno ritorneremo a novembre, 28 e 29 novembre a Bologna con la premiazione. La gara partirà ufficialmente a settembre e i Teletopi sono gli Oscar delle web TV italiane, quindi partecipano diciamo tutte le piattaforme digitali che utilizzano il video, e quindi anche quest'anno ritorniamo. E ci sono state delle case history che sono state promosse in particolare attraverso questo premio? Beh, ti posso dire che la scorso anno abbiamo premiato molte antenne del sud Italia, e questo ovviamente ci fa molto piacere perché in realtà il digitale ha unito un po', certo, l'Italia. L'ecosistema digitale mostra delle eccellenze nel nord, nel centro e nel sud. Lo scorso anno abbiamo addirittura premiato un'esperienza interessante come una web TV turistica, perché il turismo è una chiave di promozione territoriale, certo, anche per l'economia non soltanto digitale. Abbiamo premiato Can't Forget Italy come una delle web TV di successo. Poi ce ne sono state molte altre, non voglio far troppo a nessuno perché ogni Teletopi in realtà premia una ventina di web TV. Certo, infatti. L'anno scorso c'era Carmen La Sorella che era la madrina del premio. Nostro presidente di giuria che spero possa confermare anche la sua presenza quest'anno, e ha dispensato dei consigli, e poi comunque abbiamo avuto la presenza di tanti altri giurati, insomma, che hanno valutato i lavori delle web TV che hanno partecipato. Certo. E allora parliamo adesso della tua attività come autore di libri
in particolare Social TV, sì, che è stato scritto insieme ad Andrea Materia per Il Sole 24 Ore, è uscito l'anno scorso. Sì. È stata la prima pubblicazione italiana che ha parlato di social TV. Sì, è stato un manuale primo in Italia, in realtà di studi ce ne sono stati anche tanti altri, e diciamo però abbiamo cercato di mettere a fattor comune quelle che sono le esperienze estere, soprattutto legate alla televisione anglosassone, oltre oceano e oltre manica, che sono poi modelli di riferimento, uniti anche all'esperienza di un network come Al Jazeera English, che insomma ha tirato la volata sulla parte di social TV, cercando poi di capire quello che stava avvenendo e sta avvenendo in Italia, quindi una piccola rivoluzione un po' più lenta da noi, che però insomma grazie anche alla diffusione dei device mobili, smartphone e tablet, sta segnando anche i palinsesti delle televisioni generaliste. E secondo te Twitter, il boom di Twitter che c'è stato quando si sono riversati dentro questo canale i VIP della televisione, ha segnato il punto di svolta della social TV in Italia, oppure il contrario? Credo che insomma il fatto che anche programmi della generalisti e della generalista che hanno iniziato ad adottare anche il linguaggio tipico della rete, del Twitter e Facebook in testa, insomma abbia lasciato comunque il segno. C'è da dire che però in America si parla già di applicativi di terzo schermo, noi siamo ancora gli applicativi di secondo schermo con smartphone e tablet, quindi la possibilità di partecipare a un flusso video con strumenti che vanno al di là del telecomando, e quindi magari con smartphone e tablet. Si parla in America già di applicativi di terzo schermo, quindi noi abbiamo ancora tra virgolette da imparare alcuni passaggi, anche come in realtà inserire nel flusso video in maniera coerente e omogenea modelli di social TV che a volte possono essere visti un po' come esterni alla narrazione televisiva. Certo. E che come vedi il futuro della social TV in Italia? Può essere un comparto interessante, ad esempio, anche per la pubblicità? Io credo di sì, vedo che il futuro possa essere molto interessante anche a fronte di tutta quella produzione indipendente dell'industria dell'audiovisivo legata anche ai videomaker sparsi davvero un po' in ogni angolo d'Italia. Ci sono dei veri e propri distretti creativi digitali che potrebbero usufruire della social TV, a meno però che qualcuno investa in questo, e qui parliamo di investitori privati, certo, comunque di sovvenzioni anche pubbliche. Certo, infatti. Ovviamente non ci puoi dire niente del progetto Top Secret. Ma ve lo racconterò presto. Benissimo, allora ci diamo un appuntamento per la prima puntata di questo programma Top Secret. Benissimo. Per Rai con Giampaolo Colletti. Grazie. Bene.